No ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma stiamo davvero scherzando qua? Io non ho parole. Allora, non posso stare zitto dopo quanto è accaduto, sono venuto a scoprire solamente adesso. Solamente adesso che è il 3 ottobre alle 9 e mezza, sì, infatti non voglio curarmi né dell'editing, né della postazione, infatti mi sono messo qui al centro della casa, il buio non me ne frega niente, l'importante è quello che uscirà dalla mia bocca. Perché ragazzi siamo davvero arrivati in un punto di degrado totale. Per quanto è successo a Ciccio Gamer. Ma la mentalità umana. Ma quanto può essere pazza. Io non so davvero come esibirmi questo video. Davvero il degrado più assurdo. Lo schifo. Lo schifo. Perché non è possibile che succedano certe cose. La gente sta fuori. La gente sta fuori. È possibile che per uno youtuber che non ti piace, perché non ti piace il genere di video che fa, perché ti sta antipatica la persona, si arriva a fare certi gesti. Oh, ma che davvero davvero vedere certe cose che succedono mi davvero mi disgusta. Mi disgusta. È uno schifo. È uno schifo. Perché ragazzi, ora mi sono davvero rotto. Io non faccio questo genere di video, per adesso mi tocca fare, perché non si può stare zitti. Uno vede video parodie contro questa persona qua, contro questo Ciccio Gamer 89. Uno vede bimbi di 2 anni che si mettono a insultare questo personaggio sotto i suoi video, con altri video, lo prendono in giro. Questo qui ragazzi, prendetelo come vi pare, ma è una specie di bullismo, di mancanza di rispetto soprattutto, e quindi di ignoranza. Perché se non vi piace, la gente deve iniziare a essere più matura e più civile. Perché davvero mancano queste qualità, questi valori alla società di oggi. Manca il rispetto, manca l'educazione, perché sta prendendo il sopravvento l'ignoranza più totale. E questi atti mi fanno schifo, mi fanno vomitare. Quindi adesso dico basta, voi, sì voi, se mi state guardando, voi, se a voi non vi piace e lo insultate, e se qua c'è qualcuno che mi sta guardando, che è uno di quelli là che lo insulta, che davvero non si regola, perché certe cose sono cose serie, e molta gente con le parole non si regola, perché le parole feriscono molto di più che un'arma. Certi gesti fanno davvero soffrire le persone, ok? E anche a me vedere certe cose mi davvero, non è soffarmi una lista, ma davvero mi fa restare davvero molto male per quanto può arrivare in alto la mentalità umana. Sono solamente adesso venuto a sapere di questo fatto della Nutella in faccia a Ciccio Gamer, a Romix. Io sono rimasto scioccato, adesso basta, mi avete rotto, non vi piace, non lo guardate. Non vi piacciono, non mi guardate. Gli insulti sono davvero inammissibili. Finché si rimane sugli insulti del tipo mi fai schifo, sei un cretino e altri insulti del genere, uno oppure chiude un occhio e dice questo qui è un ragazzino, sti cavoli. Ma quando si arriva a certi livelli, a dire certe cose, a compiere certi gesti, là si esagera. E là no, e là non sta bene. E lì proprio no. E lì no. E che cacchio. Quindi ragazzi, non è YouTube che fa cagare. Non è YouTube. Perché YouTube, ragazzi, è una piattaforma dove un tizio qualsiasi si mette e registra video per passioni. Poi voi dite che sono per i soldi, fatti vostri. Che ve cambia se guadagna qualche spicciolo mentre fa un video? Vi piace? Sicuramente c'ha più di 1 milione di iscritti, quindi sicuramente scarso non è. Sicuramente a molta gente piace. Quindi se a voi non vi piace, non lo dovete guardare! Ci superano ogni limite con questo gesto. Gente che lo insulta perché è in sovrappeso, e gente che lo insulta per questo. Oh, ma come fate un paio di cavoli vostra? Perché voi siete perfetti voi. Io sto qua per di basta, perché avete scassato, capito? Avete scassato. Perché non è la prima volta che si verificano certi fatti, soprattutto nei confronti di questa persona. E siccome una persona merita rispetto, perché è una persona, chiaro? Purtroppo ragazzi, nella società di oggi, cioè questa parola che ho appena nominato, il rispetto,
che non sta più nel vocabolario, non ce l'ho più scritto da nessuna parte, perché la gente in questo preciso momento di questi tempi non c'ha più rispetto, non ha più rispetto per niente e per nessuno. Quindi ragazzi, se non vi piace, via, via, levatevi dal canale, gli starà dando pure visualizzazioni, gli starà dando visualizzazioni, che vuol dire soldi. Quindi sarà anche poco coerenti con quanto voi dite, con quanto voi pensate. Quindi, ripeto, non è YouTube che fa cagare, ma certa gente che sta su YouTube, che non lo rende un posto bello, un posto dove uno può vedere il video della persona che segue, dove una persona, un ragazzo, un bambino, un adulto, può andare come passatempo, come svago, come momento di relax, a vedere un video che gli può dare un momento di stacco magari dal lavoro, dalla scuola, dallo studio, dove si può divertire, dove si può informare, dove si può interessare, perché ci stanno tanti tipi di video su YouTube. Quindi, se a voi non piace Ciccio Gamer, non siete obbligati a vederlo. Quindi, è inutile che venite a rompere le scatole per insultarlo, perché nessuno vi obbliga a vederlo. Nessuno vi obbliga. Quindi, se non vi piace, ripeto, via. Perché non siete obbligati, ripeto. Però la gente è così. Perché quanto è successo a Romix? No, non è giustificabile. Allora, concludo quel video e dico una cosa: che Ciccio Gamer 89 è superiore a queste cose. È superiore. Sì, vi potrete toccare l'animo perché in fondo è una persona, ovviamente magari si è sentita offesa, ma giustamente. Ma è superiore a queste cose qua, perché questa gente è superiore. Ora, nei commenti non voglio sentire moralisti, voglio sentire insulti, anzi gli scrivete, confermate solamente la mia tesi, quindi non mi interessa. Mi date solamente ragione. E allora ragazzi, questo video finisce qui. Non dirò lasciate un like, non dirò lasciate un commento, non dirò iscrivetevi, anzi iscrivetevi sì. Perché è un video serio, è un video dove non sto facendo Pablo Giallorosso, ma sto facendo un commento su una cosa gravissima che è accaduta. Adios.